Un prodotto eccezionale non meritava un video banale. So che in tanti mi avete chiesto una recensione dell'Insta360 Flow, per me il re dei gimbal, però sono arrivato tardi, mi è arrivato troppo in ritardo, ormai è pienissimo di recensioni, quindi ho pensato di fare qualcosa di migliore, qualcosa che può tornarvi ancora più utile di una recensione, una specie di mini corso dedicato proprio a lui. Vi mostrerò dalle basi, come faccio sempre, senza escludere nulla, anche quello che può sembrare banale, come configurarlo, la prima accensione, insomma, tutto ciò che dovete sapere per padroneggiare il flow, che ripeto, a mio avviso è attualmente il re dei gimbal. L'unica precisazione che voglio fare su questo video è che qui lo troverete in formato YouTube, se così possiamo dire, però, come potrete osservare, sono tanti mini video. Questo perché tutti questi mini video ho deciso di renderli pubblici gratuitamente anche su TikTok, su Instagram e anche qui su YouTube in formato Shorts. Così se qualche volta volete cercare solo il tutorial di una caratteristica, basterà una piccola ricerca e troverete solo lo spezzone che vi interessa. In ogni caso, qui avete tutto a disposizione, mettetevi comodi e vi godete tutti i miei tutorial dedicati a Insta360 Flow. Ah, se poi non l'avete ancora acquistato e volete farlo, in descrizione c'è il mio link affiliato. Magari mi supportate se vi va. Buona visione! Insta360 Flow, guida completa al miglior stabilizzatore che esista. Partiamo dal morsetto che va montato correttamente, perfettamente al centro del vostro smartphone, altrimenti non sarà ben bilanciato durante le riprese e potreste avere dei problemi. Notate poi nella parte laterale che è disegnata una fotocamera e la freccia verso l'alto sta a indicare che le camere devono stare verso l'alto. Il magnete è fortissimo, lo smartphone non cadrà mai, ma fate bene attenzione, c'è una specie di incavatura perché quando andate a montarlo sul vostro flow dovete far combaciare questa incavatura proprio con il rialzo del flow, altrimenti rischiate di ottenere un risultato simile e quindi lo smartphone non sarà perfettamente attaccato e potreste avere dei problemi. Come aprire il gimbal? Notate che nella parte inferiore è presente una piccola freccia. Dovete prendere il vostro gimbal e spingere verso il basso. Una volta fatto, sentirete il suono dell'attivazione del gimbal che si accenderà in modo automatico ed è già pronto all'utilizzo. Per spegnerlo invece basta tenere premuto qualche istante il pulsante di spegnimento. Il gimbal si spegnerà e adesso la freccia sarà rivolta verso l'alto. Basta infatti alzare il gimbal e avrete spento e chiuso correttamente il vostro flow. Il nostro Insta360 Flow può diventare anche un treppiede e un selfie stick. Nella parte bassa infatti basta tirare un po' giù in questo modo. Adesso avrete una presa migliore. E a me piace utilizzarlo così, per avere appunto una presa più salda. Ma non è tutto. Se continuate a spingere verso il basso, attiverete anche questi piedini, utili per trasformare il flow in un treppiede. E possiamo anche allungare il tutto. Basta tirare verso l'alto e diventerà un selfie stick, che potrete anche regolare per utilizzarlo magari in questo modo. Ma la cosa bella del flow è che se lo girate in modo automatico, girerà anche lui. Perfetto per magari riprese dal basso. Il nostro flow presenta una serie di pulsanti tutti touch nella parte frontale, su questa ghiera nera. Vediamo a cosa servono. Il tasto rosso avvia o ferma una registrazione video, oppure scatta una foto. Il tasto con le due frecce, invece, se premuto una sola volta, cambierà la fotocamera. Premuto due volte di fila, ruoterà il vostro flow. Premendolo invece per 3 volte consecutive, potrete cambiare modalità, da video a foto, ad esempio. Tenendolo invece premuto, passeremo alla modalità anteprima per accedere rapidamente a ciò che abbiamo registrato o scattato. Anche il pulsante Power ha più funzioni. Se lo premete una sola volta, vi mostrerà l'indicatore della batteria e quindi la carica residua. Premendolo 2 volte, metterete in stand-by il vostro gimbal. Ripremendo 2 volte, tornerà operativo. Tenendo invece premuto, spegnerete il gimbal. Il tasto posteriore del nostro Insta360 Flow nasconde tante funzioni. Se lo premete una volta, attiverà il tracking. Premendolo 2 volte, invece, posizionerà il gimbal nella sua posizione originale. 3 volte consecutive, invece, girerà la fotocamera. Molto utile perché a volte vogliamo riprenderci con la camera posteriore invece che quella anteriore che ha una qualità migliore. Ricordate poi che con il joystick potete sempre cambiare a vostro piacimento ogni angolazione e basta premere 2 volte il tasto di dietro per tornare alla posizione originale. Il flow presenta anche questa cornice che serve a regolare lo zoom.
potete aumentare o diminuire lo zoom. Ma come ben sapete non è mai consigliato di usare uno zoom che non sia ottico, quindi un valore differente dalle tre camere che magari offre il vostro iPhone. E dunque se girate velocemente fino in fondo una sola volta avanti o indietro la cornice, il vostro flow zoomerà avanti o indietro passando da una telecamera all'altra. L'Insta360 Flow presenta 4 modalità di stabilizzazione che possiamo vedere da questi indicatori nella parte frontale. Ma come funzionano e quali sono le loro differenze? Partiamo proprio dalle basi. Come si cambia modalità? Basta effettuare uno swipe da sinistra a destra, in questo modo, e cambierete quindi modalità di stabilizzazione. Prima di spiegarvele però bisogna comprendere bene che cosa significa stabilizzazione a tre assi, che è quella che utilizza il Flow. L'asse di inclinazione viene chiamato tilt e consente dei movimenti su e giù. Poi c'è l'asse pan, ovvero panoramica, che consente movimenti a sinistra e a destra. Abbiamo infine l'asse roll, che permette un rollio e quindi di girare su se stesso il nostro smartphone. Sì, immagino che potrebbe sembrarvi un po' troppo tutti questi concetti insieme, ma a breve vi sarà tutto più familiare. Attiviamo la modalità F, che sta per follow, quindi segui. Questa modalità è molto utile per seguire qualcuno. In questa modalità il gimbal segue i movimenti laterali, quindi i movimenti sull'asse pan, e i movimenti su e giù, quindi è completamente libero. Offre molta libertà di movimento. Non è proprio consigliato ai principianti, ma con un po' di pratica otterrete ottimi risultati. Passiamo invece adesso alla modalità PF, Pan Follow. In questa modalità il gimbal seguirà solo i movimenti laterali, quindi solo i movimenti da destra a sinistra, quelli dell'asse panoramica. I movimenti su e giù invece dell'asse inclinazione, ovvero il tilt, saranno compensati. Anche la modalità pan follow è molto utile per seguire i soggetti, ma non essendoci completa libertà è un po' più indicata per i principianti, soprattutto per tenere sempre fisso davanti a noi il soggetto che magari si sta muovendo verso avanti. Altra modalità, FPV. In questa modalità il gimbal esegue tutti i movimenti, anche quelli dell'asse di roll, quindi si gira anche su se stesso. Dunque inclinazione anche sui movimenti laterali ed è molto utile per avere inquadrature o riprese naturali, una cosiddetta inquadratura POV. Forse un po' difficile all'inizio da comprendere, ma con un po' di pratica otterrete dei risultati molto interessanti. Anche perché utilizzando il joystick del Flow potrete magari simulare un movimento avanti e indietro con il vostro smartphone che si gira su se stesso. Se ad esempio vogliamo solo registrare un movimento in avanti o magari uno laterale, allora possiamo anche pensare magari di bloccare tutti gli assi. Come si fa? In questo caso sarà il Flow a compensare tutti i movimenti. Basta tenere premuto il tasto posteriore durante le riprese e capirete di essere in modalità blocco dal fatto che ci sono i 4 indicatori attivi. Appena rilascerete il tasto posteriore tornerà tutto normale. Utilizzo spessissimo questa modalità per riprese cinematografiche, quindi ricordatevi di questo trucchetto. Sul Flow è presente anche la modalità auto, l'ho lasciata alla fine per un motivo molto semplice. È adatta soprattutto ai principianti, quindi chi è all'inizio, perché in questa modalità sarà il nostro Flow a capire da solo quale delle sue stabilizzazioni utilizzare. Ed è molto intelligente, funziona molto bene e quindi vi consiglio magari di iniziare con auto per ottenere i primi risultati. Ipotizziamo di voler riprendere un soggetto in movimento con il nostro Flow, ma magari è troppo veloce e quindi il nostro gimbal è un po' troppo lento nelle riprese. Nessuna paura, esiste la modalità Plus. In questa modalità si accenderà una specie di turbo e il nostro gimbal sarà molto più veloce nei movimenti. Quindi qualsiasi modalità attivate, che sia magari follow, pan follow, FPV o auto, attivando la modalità Plus avrete un incremento della velocità. Per attivarla dovete premere una volta e poi una seconda volta tenere premuto il tasto posteriore. Sullo schermo vedete scritto che la modalità Plus è attiva, mentre sul vostro gimbal l'indicatore non sarà più fisso ma lampeggerà. Una funzione che adoro del Flow è il controllo tramite gesture. Io sono un creator che il più delle volte è solo nelle riprese, quindi con il Flow posso avviare e stoppare in modo automatico una ripresa o scattare una foto anche a distanza. Basta toccare su questa iconcina a forma di mano nell'applicazione e attivare la relativa opzione. Basta poi alzare la mano e partirà un conto alla rovescia, dopodiché inizierà la registrazione e per terminarla basta effettuare lo stesso gesto. In modo automatico il Flow attiverà anche il tracking, quindi verremo tracciati nei nostri movimenti.
Uno dei punti di forza del Flow è il suo tracking. È in grado di tracciare in modo intelligentissimo e super efficace un oggetto o un soggetto. Per abilitare il tracking basta toccare il tasto posteriore e selezionare l'oggetto o il soggetto che ci interessa. Adesso, se questo soggetto si muoverà, il Flow in modo automatico lo seguirà. E non è tutto, perché è molto intelligente. Guardate cosa succede se io esco dalla scena. In modo automatico il Flow cambierà la fotocamera del nostro iPhone, passando magari a quella ultra grandangolare per cercare di trovare l'oggetto o il soggetto nella scena che è scomparso. E la vera intelligenza è che lui ricorda. Perché infatti, se passeranno anche un bel po' di secondi prima che il soggetto o l'oggetto ritorni nella scena, lui in modo automatico, quando lo rivedrà, lo traccerà di nuovo. E questo è un punto di forza rispetto alla concorrenza, perché la concorrenza non ha memoria degli oggetti che sta tracciando. Un'altra cosa interessante del Flow è che possiamo usarlo come power bank. Quindi, se si sta scaricando il nostro telefono, possiamo ricaricarlo tramite il nostro Flow. Basta usare l'apposito cavetto in dotazione e collegare un'estremità nel telefono e l'altra estremità sulla parte inferiore del braccio del gimbal superiore. Mi raccomando, in alto, non accanto alla rotellina dello zoom, che quella viene usata per caricare il nostro Flow. Quando spegniamo il gimbal, anche la ricarica si interrompe, ma possiamo continuare a caricare il nostro smartphone anche con il gimbal spento. Infatti, una volta collegato lo smartphone al nostro Flow, basta toccare il tasto di accensione una volta e partirà la ricarica in modo immediato. Davvero una caratteristica wow!